1924, l'ultima classe che hanno chiamato, è il primo quadrimestre poi, perché dopo l'8 settembre è venuto l'armistizio e non hanno chiamato più nessuno. Però l'8 settembre è stata una giornata proprio brutta per l'Italia, perché quelli che hanno rovinato l'Italia è stato proprio quando hanno fatto l'armistizio l'8 settembre del 1943. Perché che ha fatto Badoglio Corré? Hanno firmato l'armistizio e sono scappati. Non è che sono rimasti assieme a tutti i soldati, no, sono nati proprio via. E assieme a loro sono nati via tutti quelli, i grandi ammiragli, generali, tutti quelli che comandavano sono nati tutti via. Allora tutti i soldati sono rimasti senza chi comanda, loro sbando in mano ai tedeschi, che poi i tedeschi hanno fatto 2.800.000 prigionieri, che quelli potevano combattere contro i tedeschi. Invece quando ha fatto armistizio il re con Badoglio, dovevano dire subito, adesso il nemico sono i tedeschi. Allora noi eravamo tutti armati, non li facevamo entrare quelli italiani, perché li cacciavamo via, no? E invece loro sono scappati, io stavo a Pola. Stavo alla scuola segnalatori di leva, ho fatto 3 mesi e mezzo di soldato perché era l'ultima classe che avevo chiamato nel 1943 e io stavo a Pola, stavo alla scuola segnalatori di leva. Quando hanno firmato la cosa? Quelli che comandavano la scuola, il comandante e l'ammiraglio, sono scappati tutti quanti perché a Pola c'era mezza squadra navale italiana, che lì potevano proprio via tutti quanti i marinai, imbarcarli e portarli giù in Bassa Italia. Invece niente, sono scappati tutti quanti e siamo rimasti in balia dei tedeschi. Allora i tedeschi, io stavo a Pola, i primi hanno messi sui cami per portarli a Trieste. Invece lì c'erano i partigiani slavi che li liberavano. E allora hanno pensato da portarci via mare. E ci hanno imbarcato sul transatlantico del Vulcania. E ci hanno portato fino vicino Trieste, vicino Venezia. Non mi ricordo come si chiama il posto. E ci hanno imbarcato, ci hanno ogni 40 per prigionieri dentro un vagone merci. Guarda, 40 persone dentro un vagone merci con tutti i bagagli che c'avevi, non ti potevi muovere. Siamo stati 5 giorni chiusi. Quando hanno aperto all'Ippi, stavamo in territorio là, quando hanno aperto il vagone, i tedeschi svaniscono. Porca miseria qua, ma che è successo lì? Che è successo? Sono 5 giorni che stiamo qua, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto tutti quanti dentro al vagone. Così quando siamo scesi ci hanno fatto pulire tutti quanti i vagoni e ci hanno dato una brodaglia così e abbiamo finito invece da farli dentro al coso. Al vagone abbiamo fatto le rotaie, perché quel brodo che ci hanno dato ci hanno mosso tutto quanto. E siamo arrivati a Fürstenberg di notte. Quando siamo arrivati lì a Fürstenberg ci hanno messo dentro un capannone che c'avevano le cuccette fino al quarto piano. Quando la mattina ci siamo svegliati, siamo andati al campo e lì quando siamo usciti dopo il ferro spinato
c'erano altri prigionieri che ti chiamavano. Paesà! C'avete le medaglie, c'avete le stellette! Io dico, ma chi sono questi qua? Perché, cioè, loro avevano la tuta quella... No, mimetica, quella che hanno loro, che colore è lì? Ho detto, ma chi sono questi lì? Sono americani, sono figli di italiani. Quelli l'hanno trovato, tutte queste medaglie, queste cose, per fare la collezione. Quando tu ci buttavi questa roba a parte di là, loro si buttavano il pane. Perché loro stavano bene, stavano meglio lì che in America. Perché lì ogni mese ci arrivava il pacco della Croce Rossa internazionale, sia agli americani, agli inglesi e ai francesi. Invece agli italiani non ci arrivava proprio niente, ci arrivavano i debiti che dovevamo pagare. Allora lì noi eravamo quattro di anzi, io e in altre tre che stavamo lo stesso a Pola. Allora i tedeschi hanno cominciato a fare squadre per andare a lavorare. E io ci ho detto agli altri paesani, guarda, che io in fabbrica non ci voglio andare. Io dico a questi qua che faccio il contadino. Dice, no, noi a Zappalatera non ci volevo andare. Vabbè, fate come fare, io mi sono segnato come contadino. Quando lì ci siamo divisi con gli altri tre, e io mi hanno portato a Cottobus. Cottobus invece di azzappare la terra mi hanno messo dentro una fabbrica. Mannaggia la miseria. Io in fabbrica non ci volevo andare, invece queste mi ci hanno portato. Allora mi hanno messo vicino a... era una fabbrica di locomotive lì. Lì se tutte, quando bombardavano le cose, le portavano lì per rimettere a posto. Mi hanno messo a un alto fondo lì, che saldavano gli spingenti dei treni. Allora quando era pronto, si portava fuori, e c'era quello il tedesco che reggeva lo scarpello, io con la mazza dovevo battere. E quello diceva, oh, ma tu devi battere più forte, ma che devo battere più forte se io sono una fame che infelice mai qua? E vabbè, piano piano ogni tanto ci dava una botta. Poi quando erano le 9, tutta la botta sembrò di free speak. Ma fumo, che fanno questi qua? Era che davano l'ordine a tutti i lavoratori tedeschi che era ora della colazione. E loro facevano colazione e io stavo a guardare. Poi quando che avevano finito da mangiare loro, allora cominciano a dire, Badoglio, spaghetti, questo, un sacco di coraggi per ritornare al lavoro. Poi di lì mi hanno mandato a Berlino,